L'ingegnere catanese Mario Belluomo rientrato nel capoluogo etneo nel pomeriggio dopo il rilascio di ieri in Siria. Sono felice, è la prova che lo Stato c'è. Festa nel suo comune di residenza, a San Gregorio. La Giunta regionale di governo annulla la precedente indicazione relativa ad aprile e fissa la nuova data per le amministrative che riguardano anche Catania, Messina e Siracusa, al voto il 26 e 27 maggio. Scienziati e tecnici nazionali riuniti oggi a Palermo per analizzare tutte le possibili conseguenze sul territorio e sui cittadini del sistema MUOS contro le antenne militari in via di costruzione a Niscemi, associazioni e cittadini da tutta la Sicilia a Palermo per un sit-in. Confiscati beni per 3 milioni di euro agli eredi del boss Antonino Porcelli, il capo mafia condannato all'ergastolo era morto nel settembre scorso, ma questo non ha impedito alla DIA di far scattare il provvedimento. Buonasera, benvenuti al TG Med. È la vittoria dello Stato, così l'ingegnere Mario Belluomo ha commentato questa sera al suo arrivo all'aeroporto di Catania, la sua liberazione dopo il sequestro del 12 dicembre scorso in Siria. Sono grato alla Farnesina e all'unità di crisi del Ministero degli Esteri, ha aggiunto, appena sbarcato a Fontana Rossa da un volo proveniente da Roma, per tutto quello che hanno fatto e per come sono stati vicini alla mia famiglia. I sequestratori, ha rivelato l'ingegnere Belluomo, mi hanno trattato bene, mi hanno informato della mia liberazione il giorno stesso del rilascio. Tornare a casa, ha sottolineato, è bellissimo, significa che lo Stato c'è e per me è una sensazione particolare essere a Catania nel giorno della festa per Sant'Agata, la patrona della nostra città. Le amministrative in Sicilia si terranno il 26 e il 27 maggio prossimi, così come previsto nel resto del paese. Lo ha deliberato la giunta regionale riunita a Catania, che ha autonomia di scelta, annullando la precedente scelta di fare votare negli enti locali il 21 e il 22 aprile prossimi. Lo ha confermato il presidente della regione Crocetta, che aveva anticipato l'intenzione della sua giunta prima della riunione. Il 26 e il 27 maggio prossimi, ha sottolineato Crocetta, si voterà per le comunali e le provinciali. Abbiamo voluto accogliere, ha spiegato il governatore, le richieste di quanti ci indicavano di fare coincidere la data delle amministrative in Sicilia con quelle nel resto della nazione. Intanto la giunta regionale ha deliberato l'assetto definitivo dei nuovi dirigenti della regione. Con questa deliberazione si completa il quadro delle rotazioni di tutti i dirigenti con nuovi inserimenti. Tano Grasso, presidente nazionale della Federazione delle Associazioni Anti-Racket, ricoprirà il ruolo di dirigente del nuovo dipartimento tecnico che verrà avviato dal 1 marzo. Da tale dipartimento dipenderà anche l'osservatorio regionale per i lavori pubblici e quindi, sottolinea una nota di Palazzo d'Orléans, la politica di legalità e di controllo che il governo Crocetta intende portare avanti viene potenziata con la massima espressione anti-racket italiana, proprio perché è necessario fare pulizia e monitorare gli appalti per evitare infiltrazioni in ogni settore. Presidio dei comitati no MUOS questa mattina davanti a Palazzo De Normanni, dove era in corso una seduta congiunta delle commissioni salute e ambiente dell'ARS, che hanno stabilito lo stop ai lavori del sistema radar satellitare della Marina USA in corso a Niscemi. Sentiamo Veronica Over. Sono soprattutto le mamme a gridare no alla costruzione del sistema radar satellitare della Marina statunitense in corso a Niscemi, alzando i loro striscioni con la scritta Comitato Mamme No MUOS. Durante i presidi andati in scena questa mattina davanti Palazzo De Normanni, la paura che i loro figli possano ammalarsi o nascere con malformazioni a causa delle emissioni di onde elettromagnetiche è grande. E mentre i manifestanti occupavano la piazza, nella sala gialla dell'ARS era in corso una seduta congiunta delle commissioni di salute e ambiente per stabilire che ci sono tutte le condizioni per fermare per sempre la costruzione del sistema radar americano. Le opposizioni puntano il dito contro il governatore Crocetta, sostenendo che basterebbe una sua firma per sospendere i lavori. Non siamo un governo armato, spiega il presidente, i lavori li deve interrompere la magistratura e non noi. Ho già fatto richiesta al tribunale.
Secondo noi il profilo più importante è quello sanitario, ecco perché oggi noi siamo qua. Perché dalle relazioni che sono state fatte dal professore Coraddu, professore Zucchetti, professore Levis, che oggi avremo il piacere di avere in teleconferenza, sono emerse già in passato delle questioni proprio sotto il profilo clinico. Quindi è fondamentale ancorare il provvedimento che verrà scelto dal governo sotto questo aspetto, cioè quello sanitario clinico. Se noi riusciamo a dimostrare che queste antenne fanno male alla salute, abbiamo buona probabilità di interrompere i lavori. Quindi ecco la cosa cruciale che verrà rappresentata oggi. A quanto pare non ci sentiamo garantiti da nessuno. Arrivato a questo punto, non c'è stato vicino nessuno e questo è giusto che si sappia. Ad oggi abbiamo solo promesse, non abbiamo certezze e noi partiamo da un principio: il passato non ci interessa, oggi ci interessa che portano via quello strumento che vogliono mettere all'impiedi e che portano via già gli strumenti che esistevano, le 41 antenne. E mentre i rappresentanti dell'ambasciata americana che questa mattina avrebbero dovuto partecipare alla riunione delle commissioni parlamentari con gli esperti del settore hanno disertato l'incontro, si è aperta una polemica nella polemica. Due professori di ingegneria dell'Università di Palermo, che nel 2011 hanno dato parere positivo sul MUS, sono stati accusati di aver fornito dettagli insufficienti sulla pericolosità dell'impianto. Non possiamo rivelare informazioni, spiega uno dei due studiosi, ma per noi si tratta di un sistema di telecomunicazioni innovativo e non di un'arma di difesa, come lo valutano invece i comitati no MUS. Si indaga sull'agguato di ieri sera nelle campagne di Montalbano, in provincia di Messina. La vittima è Nicola Di Stefano, un pastore di 23 anni. Il giovane è stato raggiunto da un colpo di fucile sparato da distanza ravvicinata in un fondo agricolo. Di Stefano era figlioccio di Tindaro Calabrese, boss di Novara di Sicilia. Quello di ieri è il terzo omicidio in pochi mesi nella zona, interessata, secondo gli investigatori, da una guerra di mafia per il controllo del territorio di Barcellona, Pozzo di Gotto. Il boss è morto lo scorso settembre, ma i suoi beni sono finiti comunque sotto confisca. In tutto ammonta a 3 milioni di euro il patrimonio sequestrato dalla DIA alla famiglia di Antonino Porcelli, boss di Partanna Mondello. Sentiamo Luca Salerno. Alla morte del boss i suoi beni erano stati ereditati dai familiari, terreni, case e magazzini, tutti concentrati nella zona di Partanna Mondello, insieme a una villa a Carini, numerose polizze assicurative e depositi bancari, erano passati in mano alla moglie e ai due figli di Antonino Porcelli. Il fatto che il boss di Partanna Mondello sia scomparso nel settembre scorso, però, non ha impedito alla direzione investigativa antimafia di far scattare comunque la confisca. Il suo patrimonio, se anni fa era finito sotto sequestro, si era aperta così una battaglia legale che si è conclusa con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha dato ragione alla Procura. Quella di Antonino Porcelli dentro Cosa Nostra, ricordano gli investigatori, fu una carriera decennale, pluripregiudicato, era considerato un componente di rilievo fin dagli anni 60 della famiglia mafiosa di Partanna Mondello Pallavicino. Inoltre sarebbe stato uomo di fiducia del capo della famiglia Riccobono, Rosario, ucciso con il metodo della lupara bianca durante la seconda guerra di mafia nell'82. Dopo la scomparsa di Riccobono fu proprio Porcelli a sostituirlo e a prendere le redini della famiglia mafiosa. Nel corso degli anni su di lui si era abbattuta una serie di provvedimenti restrittivi, tra questi anche un mandato di cattura nel primo maxi processo perché ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, numerosi omicidi, traffico di droga e altro, venendo coinvolto anche nell'omicidio di Salvo Lima. Condannato all'ergastolo, Porcelli era uscito dal carcere per gravi motivi di salute nel settembre 2012. Notte da incubo per una coppia di romeni che vive ad Acate, in provincia di Ragusa, nella contrada Case Serra. I due avevano litigato, tre connazionali che abitano nella casa limitrofa sono intervenuti e hanno portato via la donna fingendola di difenderla. Il marito li ha seguiti, ma i tre hanno portato la donna nella propria casa, hanno chiuso la porta e l'hanno costretta a denudarsi. Il marito ha provato a forzare l'ingresso, ma i tre gli hanno spruzzato negli occhi uno spray urticante. L'uomo si è rifugiato nella propria casa e ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno sorpreso due dei tre romeni mentre abusavano della donna. Si tratta di due fratelli di 34 e 26 anni. Il terzo uomo è ricercato.
Approda domani al tavolo nazionale l'avvertenza GESIP, ore di attesa dunque per i 1800 lavoratori della partecipata del Comune che restano in agitazione. Intanto dalla Regione arrivano 40 milioni per finanziare la cassa integrazione, ma la manovra non piace a tutti. Vediamo perché. Dal vertice di domani al Ministero del Lavoro a Roma potrebbe arrivare una parola più o meno definitiva sull'avvertenza GESIP. A Roma infatti il sindaco di Palermo Orlando ufficializzerà la proposta confermata ieri anche ai sindacati convocati a Palazzo Galletti, e cioè prepensionamento per un centinaio di operai che ne hanno i requisiti, cassa integrazione in deroga per tutti gli altri e poi deroga alla normativa in vigore sulla cosiddetta mobilità orizzontale. Se il governo accettasse quest'ultima richiesta, allora si potrebbe dare il via libera allo spostamento dei lavoratori da una all'altra delle società partecipate, in modo da garantire, assicura Orlando, razionalizzazione dei costi e maggiore efficienza dei servizi della futura NewCo, la nuova società nata dalla fusione di tutte le partecipate alle quali finora vengono assegnati servizi comunali. L'obiettivo, se questa piattaforma di richieste dovesse trovare riscontro alla riunione di domani con governo, INPS e sindacati, è quello di rimettere gli operai al lavoro fin dal mese di maggio. A breve termine, comunque, il nodo principale riguarda la cassa integrazione. La Regione, dopo aver già finanziato 4 mesi di cassa integrazione della GESIP, a dicembre ha messo a disposizione per questa emergenza circa 40 milioni di euro, ma per farlo ha attivato una manovra di dirottamento che lascia scontenti in molti. I fondi infatti sono quelli del cosiddetto avviso 9, finanziamenti ministeriali destinati a quelle imprese, e in Sicilia sono 373, che ne avevano fatto richiesta per attivare corsi di formazione professionale per i dipendenti. La graduatoria dell'avviso 9 resta valida, ma il venir meno dei finanziamenti la rende di fatto lettera morta. Resta alta intanto la tensione tra i lavoratori della GESIP. Dopo i disordini della settimana scorsa, anche ieri gli operai si sono radunati in sit-in a Piazza Marina. Sono senza lavoro, come è noto, da settembre e ora guardano al vertice di domani a Roma con il fiato sospeso. 12 lavoratori in nero su 13 l'hanno scoperto i finanzieri in un cantiere edile nel centro di Bagheria. Alcuni degli operai, alla vista dei militari, hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. Il responsabile del cantiere, un bagherese di 60 anni, ha dovuto ammettere che su 13 lavoratori in servizio soltanto uno era assunto regolarmente. La prospettiva per lui sarebbe stata quella di pagare una maxi multa, ma per evitare ulteriori aggravi il responsabile del cantiere ha versato all'erario oltre 23.000 euro e ha messo in regola tutti i dipendenti. In caso contrario rischiava anche il blocco dei cantieri. Non si ferma l'emorragia di posti di lavoro in Sicilia, dove negli ultimi 4 anni circa 45.000 persone nel settore dell'edilizia hanno perso la propria occupazione. Di questi 8.000 nelle province di Palermo e Trapani. È il quadro a tinte fosche che emerge dai dati presentati dalla Filca CISL a Palermo durante il primo congresso territoriale del sindacato, che chiede al governo regionale di rilanciare il settore prevedendo un piano delle infrastrutture per l'isola, insieme a tavolo di concertazione con le parti sociali su investimenti e opere da realizzare. Vediamo il servizio di Ambra Drago. Per una giornata si sono seduti tutti intorno a un tavolo i rappresentanti del mondo sindacale, imprenditori, banche ed istituzioni per fare un bilancio sulla situazione del comparto edile in Sicilia, in particolare a Palermo e Trapani. In una recente indagine promossa dalla stessa Filca CISL è emerso che negli ultimi anni si sono persi in Sicilia ben 40.000 posti di lavoro. Molte imprese hanno chiuso i battenti per effetto della crisi, del blocco delle opere pubbliche e dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. A mettere in ginocchio definitivamente l'intero settore è stato anche la mancanza dei fondi FAS necessari a dare ossigeno per la realizzazione di nuove opere strutturali. L'auspicio degli intervenuti al convegno è il rilancio del settore attraverso la realizzazione di un piano straordinario che vede coinvolti parti sociali, associazioni datoriali e amministrazioni regionali, che rilanci l'edilizia e le infrastrutture non solo come creazione di posti di lavoro, ma anche come opportunità di crescita del settore turistico e produttivo. L'intenzione della nostra organizzazione sindacale è quella di intraprendere azioni vertenziali nei confronti di tutti gli enti locali a cui noi risulterà essere di fatto
disponibili cifre per iniziare delle opere pubbliche e non messe in atto solo per cavilli burocratici. Sarà il primo atto ufficiale che la mia segreteria e la mia organizzazione metterà in campo già da domani. Siamo in un settore nostro, quello dell'edilizia, un settore difficilissimo, un settore che ha in questo momento meno 400.000 addetti in Italia. Parliamo di una crisi profonda. Noi abbiamo chiesto anche al governo regionale, quindi chiediamo al governatore Crocetta, la possibilità di aprire un tavolo con tutte le parti sociali per rilanciare l'edilizia come azione anticiclica per la regione siciliana. Attraverso che cosa? La riqualificazione dei centri storici, la riqualificazione del territorio, del patrimonio urbano e del patrimonio pubblico e privato, ma anche e soprattutto interventi in favore delle situazioni idrogeologiche che la regione siciliana ha delle difficoltà. Se mettiamo insieme tutte le forze sociali, compresa la politica rappresentata oggi dal Presidente Crocetta, sì che si può fare. Ci sono gli investimenti. È da 2 mesi che chiediamo un incontro per vedere i nuovi programmi sugli appalti pubblici da parte della regione, però non abbiamo risposta. Se tutti lottiamo insieme per raggiungere questo obiettivo, che significa occupazione e risorse alternative per la nostra Sicilia, questo si può fare. Gli operai delle ditte dell'indotto Fiat di Termini Imerese sabato e domenica prossimi minacciano di bloccare le sfilate dei carri allegorici del carnevale più antico di Sicilia. Lo annunciano i sindacati, che hanno deciso di organizzare la protesta perché regioni e parti sociali non hanno ancora siglato l'accordo quadro sulla cassa integrazione in deroga. Sono circa 400 i lavoratori dell'indotto Fiat rimasti senza ammortizzatori sociali dal 1 gennaio scorso. La GESAP e l'associazione 8 ottobre 2001 si sono costituite parte civile assieme alla maggior parte dei passeggeri nell'udienza preliminare che deve decidere sul rinvio a giudizio dell'ex comandante della compagnia aerea Winjet, Raul Simoneschi, che è del primo ufficiale Fabrizio Sanza. Respinta dal gruppo Cesare Vincenti l'istanza della Federconsumatori per la genericità di intenti sostenuta dall'associazione. I piloti accusati di caduta di aeromobile e lesioni colpose erano ai comandi dell'Airbus A319 della Winjet in servizio da Roma a Palermo, che il 24 settembre 2010 finì fuori pista nello scalo del capoluogo siciliano. La difesa di Sanza ha depositato una perizia di parte nella quale emergerebbero le maggiori responsabilità del comandante nella manovra che portò all'uscita di pista del velivolo. Il processo è stato rinviato al 3 aprile. Adesso ci fermiamo, c'è una brevissima pausa. A tra poco. A pochi passi dalla circonvallazione di Monreale, immersi nel verde, Edilizia Basile vende ultime ville a schiera, metri quadrati 200 circa, più giardini e spazi esterni, rifiniture di lusso, porta corazzata, infissi legno e alluminio con persiane, vasca idromassaggio, predisposizione ai condizionatori e sistema di allarme. Prezzo a partire da euro 270.000, possibilità di accollo mutuo edilizio con Unicredit Banca. Edilizia Basile, via Esterna Valle Fiorita, Palermo. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio a Palermo, specialista nel cartongesso. Edilizia Piva ti propone telaio per porta a scomparsa Eureka per intonaco o cartongesso a sole 99 euro. All'Edilizia Piva troverai personale specializzato per i tuoi progetti. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, Palermo, infoline 091 78 46 193, presenti su Facebook. Fuori tutto. Da Trotta Group, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Group. L'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro.
Edilizia Basile vende ultimi appartamenti di varie quadrature in via Polizzi, Pioppo, a pochi minuti dalla circonvallazione di Monreale. Rifiniture di lusso, infissi esterni in PVC color legno e persiane esterne. Vasca idromassaggio, porta corazzata, porte interne in legno massello, riscaldamento autonomo completo di caldaia, posto auto. Il prezzo è di 1.500 euro al metro quadro, con possibilità di accollo mutuo edilizio con Unicredit Banca. Edilizia Basile. I carabinieri di Cefalù in provincia di Palermo hanno arrestato tre palermitani, il padre di 59 anni e i suoi due figli gemelli di 24, che stavano rubando in un albergo in disuso a Cefalù. I tre sono stati sorpresi mentre stavano smontando arredi, avevano già caricato su un furgoncino un pianoforte e un tappeto. Giudicati per direttissima, dopo la convalida dell'arresto, sono stati condannati a 8 mesi e 10 giorni, pena sospesa, quindi rimessa in libertà. Un marocchino di 32 anni è stato fermato dai carabinieri di Acate in provincia di Ragusa perché è ritenuto responsabile dell'incendio che nel novembre del 2011 provocò danni per 20.000 euro ad una serra di pomodori di Vittoria. L'uomo, che sarebbe responsabile di altri incendi in varie aziende agricole della zona dove avrebbe anche compiuto alcuni furti, avrebbe agito per vendicarsi per essere stato licenziato. Tentato furto al complesso sportivo comunale di Monreale in provincia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato il 32enne monrealese Pietro Lo Iacono e deferito in stato di libertà il suo complice, un ragazzo di appena 14 anni. I militari sono stati allertati da una segnalazione al 112 di un cittadino e, giunti sul posto, sono riusciti a sorprendere i due mentre stavano portando via dagli spogliatoi dei campi da tennis armadi metallici e parti delle ringhiere perimetrali. Lo Iacono ha anche tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato, mentre il minorenne non ha opposto resistenza. Una donna è finita in ospedale a Palermo per un'aggressione avvenuta in pieno centro. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Stava camminando sul marciapiede come ogni mattina per andare al lavoro proprio qui in via Macqueda, nella zona più centrale e di certo anche fra le più frequentate di Palermo, soprattutto durante il giorno, soprattutto di mattina, una vera e propria ora di punta, visto che in questa zona si concentrano uffici pubblici, scuole, facoltà universitarie e molti, moltissimi negozi. Eppure nel via vai frenetico della mattina, in mezzo al traffico, qualcuno l'ha aggredita per portarle via la borsa. È accaduto ad una donna di 58 anni, affiancata stamani da due uomini a bordo di una moto proprio mentre camminava per andare al lavoro. Nelle concitate fasi dell'aggressione la donna ha reagito ed è riuscita a evitare che i due le portassero via la borsa che teneva al braccio. A un caro prezzo però, trascinata per diversi metri, la donna ha riportato diverse ferite al volto, alle braccia e alle gambe, finendo in ospedale. La vittima del tentato scippo è stata medicata al policlinico, nessuna delle sue ferite è grave. Di certo la sua disavventura poteva finire peggio. Sull'episodio sta indagando la polizia. Qualche mese fa la questura stessa aveva lanciato l'allarme su una recrudescenza degli scippi in città. Tre giovani palermitani fra i 19 e i 20 anni sono stati sorpresi dalla polizia nell'istituto Don Orione a Palermo mentre tentavano un furto. I tre che sono stati denunciati avevano già rovistato negli armadietti e nelle aule. Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. Nell'ultimo weekend a Palermo tre scuole sono state prese di mira: la media Buonarroti in via Tembien, l'asilo nido comunale in via Ignazio Silvestri e il liceo classico a Casa Professa. Oggi, su iniziativa dell'associazione Save the Children, è stata la giornata sulla sicurezza in internet, con particolare attenzione soprattutto ai minori e al modo in cui si muovono nella rete. A preoccupare di più sono i dati emersi da una ricerca Ipsos sul bullismo online, che passa innanzitutto dai social network. Ne abbiamo parlato con un rappresentante di Save the Children. Sentiamo un'intervista che è di Luca Salerno. I dati sono piuttosto allarmanti perché in primo luogo ci dicono che sono ben 3 minori su 10 testimoni di atti di cyberbullismo da parte dei coetanei, quindi questo fenomeno raggiunge veramente tantissimi
bambini e adolescenti, e anche i dati sono allarmanti per quanto riguardano gli effetti di questi attacchi, diciamo, di questa violenza online, che riguardano il rifiuto dalla scuola. Cioè, i ragazzi dicono che il 65% dei ragazzi dice che questo può portare nei confronti delle vittime la condizione di isolamento e di rifiuto anche a frequentare la scuola. Ma servirebbe anche dare un tipo di attenzione diversa a questo fenomeno? Assolutamente sì, perché spesso non si riesce a cogliere il fatto che il cyberbullismo in realtà non è identificabile come diciamo il bullismo tradizionale, no? Che si poteva consumare in un gruppo di amici che comunque, per quanto doloroso, aveva un inizio e una fine. E gli effetti, diciamo, di questi attacchi via internet durano sempre, di giorno e di notte la vittima si sente attaccata, diciamo, anche da nemici sconosciuti in qualche modo, no? Pensiamo a chi ruba un profilo su un social network, a chi fa stalking anche tramite l'uso delle reti. La prima cosa, il primo accorgimento è proprio tenere aperto un filo di dialogo con i propri figli, per i genitori, o con i propri studenti, per gli insegnanti, rispetto a quello che avviene su internet, anche per educare i ragazzi al fatto che quello che avviene nella vita virtuale ha delle conseguenze effettive nella vita reale. Non si tratta di due mondi paralleli che non comunicano, tutto quello che si fa online ha poi un riscontro sulla vita di tutti i giorni. Quindi, al di là dei blocchi, dei possibili sistemi di controllo eccetera, la cosa fondamentale è educare i ragazzi a vivere in questo che poi sarà il loro mondo. Una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata alle 7.12 dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nei Monti Nebrodi. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 7 km, i centri più vicini all'epicentro sono Basicò, Falcone, Librizzi, Montalbano, Oliveri, San Pietro Patti e Tripi, tutti in provincia di Messina. Si conclude così questa edizione del TG Med. Adesso una breve pausa, subito dopo le previsioni meteo per la giornata di domani. Grazie per averci seguito. Buona serata. Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Giornata all'insegna dell'instabilità, quella di domani in Sicilia, velature nelle prime ore del mattino, poi rapida intensificazione delle nubi, piogge sparse e isolati temporali in arrivo già da metà giornata, a cominciare dalle zone nord-occidentali dell'isola. Temperature minime in lieve rialzo, stazionarie invece le minime.
Venti moderati con rinforzi occidentali, soprattutto lungo le coste, mari mossi o molto mossi, agitato lo stretto di Sicilia.